Allora, buonasera a tutti. Come abbiamo maggiormente più ai lavori del Consiglio Comunale, vogliamo informare i presenti che questo Consiglio è autorizzato alla ripresa di queste cose gratuita delle strade giornalistiche che gli hanno fatto richiesta. Detto ciò, il Consiglio Comunale ci tiene a esprimere un doveroso, sentito e sincero messaggio di solidarietà alla famiglia Palumbo per il gesto criminale perpetrato nella via del Motolinjo nel L'incendio di cui è stato oggetto il video ha offeso la nostra comunità e gli imprenditori e lavoratori che hanno visto in fumo la loro stagione turistica appena iniziata. Il nostro sostegno va a loro e a tutti quelli che hanno subito qualunque tipo di abuso, perché noi condanniamo aspramente il fondo di violenza che viene attuato sul territorio. Purtroppo nell'ultimo periodo venendo assistito ad atti di criminalità, incendi, omicidi, furti, azioni delittuose del tipo, che fanno vergognare il paese e rendono il Consiglio intero solidale nei confronti di chi ha subito la violenza. Ci auguriamo che il merito di rettità per cui le storie della cittadina che ogni mese merita di vedere. Ora mi rivolgo a tutti. Dei capi gruppo che mi sono pervenuti, dei gruppi consigliari. Il gruppo consigliare composto da una città da merito nel cuore, composto dai consiglieri comunali Lelia Zappia come capogruppo, Giuseppe Salvatore Meguri, Marcello Domenico, Meguri Antonio, Crea Patrizia, Bruni Maria, Pietro Rocco, Toscano Emma, Sergi Bruno, Franco Natale e Stivo Paolo. E l'altro gruppo consigliare formato da i componenti di una città valenziale con i consiglieri Antonio Iaria e Carlo Minghini. Detto ciò, il sindaco vuole fare delle Buonasera, grazie Presidente. Io volevo avvisare consiglieri comunali, assessori e la cittadinanza di alcune regole che non possono essere che rispettate. Stiamo parlando di regole dettate dalla delibera 293, Commissione straordinaria del 1997, il 14 novembre, Commissione straordinaria Montello, che oggi voto te, la seconda Commissione straordinaria di Medico all'articolo 3, accesso agli atti e ai documenti da parte dei consiglieri comunali. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione comunale tutte le notizie e le loro informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. A tal fine i consiglieri comunali possono accedere agli atti detenuti dall'amministrazione comunale con richiesta presentata direttamente ai singoli uffici. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge in relazione alle informazioni alle notizie acquisite mediante l'accesso ai documenti e agli atti amministrativi. All'articolo 5, esercizio dell'accesso e legittimazione. Il diritto di accesso si intende realizzato attraverso la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità degli atti o dei documenti richiesti dal soggetto interessato e legittimato. Esso può essere anche mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, qualora esistente nel Il diritto di accesso si esercita di norma a procedimento concluso nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo e o a detenerlo stabilmente. È consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso, ai documenti acquisiti nel corso dell'avanzamento del procedimento prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dall'articolo 13 del presente regolamento e dall'articolo 24 della legge 7 agosto 90. Numero 241. L'accesso è consentito a soggetti titolari di interessi differenziati giuridicamente rilevanti ai fini della tutela degli interessi medesimi, nonché alle associazioni, ai comitati e agli organismi collettivi tutelati, interessi di cui sono portatori. Poi vi invito soprattutto i consiglieri
a leggersi anche l'articolo 13, categorie di documenti inaccessibili per loro natura. Allora, questo perché è stato fatto? Perché in questi giorni c'è stata molta confusione, abbiamo visto documenti girare in largo e in lungo. Io non entro in merito, ma mi auguro solamente che da questo momento ci sia un rigido rispetto delle regole da parte di tutti noi altri, soprattutto di noi consiglieri e anche chiaramente dei cittadini. Le delibere e le termine di consiglio, le delibere di consiglio e di giunta verranno immediatamente, questo è quello che noi ci auspichiamo, nel più breve tempo possibile, nell'atto delle 24 ore dalla pubblicazione, verranno messe sul sito, quindi sono consultabili e scaricabili, anche delle termine. Gli altri atti non devono girare, non devono essere acquisiti, non devono essere soprattutto distribuiti. Quindi questo deve valere senza nessuna eccezione. Di questo vi ringrazio e ve ne do atto. Una seconda comunicazione è che da qua a breve noi faremo la lettura contatoria. L'amministrazione comunale, noi abbiamo trovato un contratto firmato dai commissari il 29 di maggio. L'amministrazione comunale, attraverso un percorso virtuoso di allineamento del servizio idrico integrato con gli adempimenti normativi vigenti in materia, al fine di garantire ai propri cittadini la dovuta trasparenza e correttezza nell'erogazione di un servizio di vitale importanza. Congiuntamente gli uffici preposti hanno avviato le procedure di accertamento dei tributi idrici che consentiranno di gestire il servizio secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. A tal fine si è scelto di seguire sin da subito un'attività di verifica e aggiornamento per ruolo medico e un'accurata ricognizione delle letture che sono ferme al 2008. Le suddette attività consistenti nella rilevazione formalizzata dei consumi idrici e nel censimento dei dati contrattuali componenti i ruoli verranno espletate con l'ausilio di personale addetto riconoscibile da apposito cartellino identificativo e avranno inizio a far parte dal 10/7/2015. Quindi se dal 10/7 vedrete bussare a casa vostra, gentilmente collaborate con il personale che è stato assunto tra virgolette da ASD solo per le letture, quindi invitiamo la popolazione a prestare la massima collaborazione consentendo agli operatori l'accesso ai vari contatori e la raccolta di dati contrattuali richiesti, favorendo così la buona riuscita delle attività volute dal comune a garanzia del servizio dei tutti i contribuenti del servizio idrico comunale. Noi da qua a breve, questa è una comunicazione che riguarda tutti, andremo a modificare e mettere in mano al regolamento del servizio idrico, che presenta secondo noi parecchie incongruenze. Quindi prima di portarlo all'attenzione del Consiglio sarà nostra cura fare delle assemblee così tutti potete partecipare e dare il vostro contributo a quello che è un regolamento essenziale per il Comune. Le altre due comunicazioni veloci sono quelle della disinfestazione e deratizzazione di tutto il territorio comunale che è partita ieri sera, purtroppo a circa alla mezzanotte e 44 il camion che erogava questo servizio ha avuto un guasto meccanico e quindi la disinfestazione è stata interrotta quando era già circa al 75% del servizio. Non sappiamo perché è successo ieri sera, oggi la squadra che ha fatto il servizio era distanziata dal lavoro, non sappiamo quando verrà continuato tale servizio, così come non sappiamo se verrà spostata in avanti la deratizzazione che è prevista per giorno 7, così come per giorno 7 era prevista la disinfestazione di 500 metri di spiaggia che non è stata mai disinfestata nella storia del Comune di Melito. Il costo di questa operazione, deratizzazione, disinfestazione e disinfestazione di spiaggia è di 6.600 euro, secondo me, qualche mila in più o in meno, qualche euro in più o in meno. Noi avevamo chiesto questo servizio all'ASL, l'ASL ci aveva detto che per quest'anno non era possibile garantire in quanto i commissari non avevano accolto l'invito, quindi nel 2015 non sarebbe stato programmare. Abbiamo un attimino protestato e abbiamo accolto i frutti di questo servizio che per noi è essenziale, vitale per
l'igiene e la salute pubblica. L'altro lavoro è partito un po' in ritardo, decisamente in ritardo, secondo i piani di una comunità normale, però è quello dei lavori di rifacimento. Lo stiamo facendo, 20.000 euro di rifacimento, finanziamento della provincia Bergamo da 2 anni. Naturalmente le incombenze, gli adempimenti e le prescrizioni e le varie autorizzazioni hanno fatto sì che noi siamo potuti partire con queste lavori soltanto alle 14 di 3 giorni fa. Chiediamo scusa alla cittadinanza se qualche disagio verrà attestato limitatamente alle zone dove si sta lavorando. In questo momento si lavora nella zona Lido Rosa dei Venti. Speriamo di riuscire a garantire la messa in sicurezza di tutte le scalette con questi soldi, di tutte le scalette e gli accessi al lungomare, così come speriamo di poter fare per la prima volta al medico non uno ma 3 accessi per diversamente abili, perché anche dalla provincia abbiamo avuto un ulteriore contributo di 5.000 euro. L'ultima comunicazione che non meno importante delle altre è quella che riguarda il giudice di pace, di cui si parlerà a margine del Consiglio per una mozione fatta dal gruppo una giustata cambiare del gruppo di Carmelo Minniti e Nina Iavia. Io purtroppo vi devo dare, lo dico anch'io perché qualcuno poi magari non rimarrà fino alla fine, noi abbiamo convocato un'ulteriore riunione con tutti i sindaci dell'area del comprensorio, sono 10, purtroppo dopo un pressing nella prima riunione è mancato qualche comune, ma soprattutto è mancato un interlocutore che è il comune di Asti, che è l'unico comune del commissariato. Dopo una serie infinita di telefonate siamo riusciti ad avere un incontro telefonico con i commissari di Asti, nelle persone del dottor Laino e la dottoressa Tancredi nell'ultimo incontro telefonico che abbiamo avuto, se così si può definire, ha annunciato il ritiro, il forfè da parte di Alfo. Questo non significa che noi come noi comuni che siamo rimasti rinunciamo al giudice di pace. Noi come comune di Alfo stiamo praticando tutti gli sforzi possibili e immaginabili affinché questo servizio essenziale per l'intera possa ritornare e diventare realtà del comune di Alfo. Comunque ne arriveremo poi al margine della riunione. Io chiedo scusa se ho anticipato qualcosa, però è corretto che tutti, spero che lunedì alle 18 ci sarà una conferenza dei sindaci. Ciò non significa che chi vuole non può partecipare, se sa naturalmente rimanere come pubblico lo può fare tranquillamente. I lavori si svolgeranno, spero, nel massimo della collaborazione. Stiamo avendo qualche difficoltà per alcuni comuni. Recuperare la quota nostra sarà circa 70.000 euro, quindi non è un servizio gratis. Qualche comune ha annunciato che ha grosse difficoltà e probabilmente sta nicchiando. Speriamo che stiamo facendo leva, io invito tutti quanti a fare tantam per convincere, per dire il giusto sacrificio a tutti i comuni, perché capite se mai un comune, tanto per fare qualora dovesse mancare merito, gli altri comuni dovrebbero sostenere la spesa di merito in quota locale di concittadini che va a sostenere circa 70.000 euro e lo più euro. Queste erano le comunicazioni che dovevo dare come sindaco e mi sono sentito non più di dare. Adesso ringrazio il Presidente, ringrazio voi per la pazienza, per me che ho finito. Presidente, grazie. Passiamo con la riunione. Buonasera, chiedo come gruppo la modifica dei diritti dell'ordine del giorno, esattamente l'esame della causa di ineleggibilità del consigliere Marino come primo punto. Non c'è una dichiarazione, non c'è una dichiarazione.
Perché? Vorrei esprimere, se possibile, Presidente, il motivo per il quale sono esprimerò diciamo, il mio assenso o il mio dissenso nei confronti della modifica dell'ordine del giorno, se è possibile. Non ci è stato detto qual è il motivo dell'inversione dell'ordine del giorno, se rappresenta un motivo d'urgenza, cioè un motivo tecnico per cui debba essere invertito, credendo che non ci sia nessun elemento per dare un voto favorevole a questa inversione dell'ordine del giorno. Se magari consideri che il gruppo che ha presentato o qualcun altro ci vuole spiegare il motivo, ci è stato solo chiesto di votare, se vogliamo cambiare, qual è il motivo? Spiegateci. Grazie. Un motivo più che altro anche di logica, e andare a esaminare prima l'ineleggibilità del consigliere Marino e poi prendere tutti gli altri punti. Poi non so dove sia il problema, se il problema è il vostro. Presidente, io non devo prendere. Se il regolamento, lo statuto, non sente, la vogliamo sentire. Non ci sente. Chi vota contro?
siamo qui. L'ordine del giorno a questo punto per l'esame della causa di legittimità, di cui l'articolo 69 del codice amministrativo dovrebbe essere consigliere Valentino. Approvazione delle parti verbali della seduta precedente, mozione relativa all'istanza di apertura dell'ufficio del giudice di pace del Porto Salvo, comunicazione da parte del sindaco della nomina dei componenti della giunta comunale. Possiamo quindi passare al primo punto. L'esame della causa di ammissibilità del consigliere Maria. Posso, Presidente? Sì. Grazie. Allora, l'esame di questa delibera, l'esame della causa di ineleggibilità di quell'articolo 60,1 come 9 del decreto legislativo 267 del 2000, consigliere Marino Giovanni. Prima di iniziare la discussione, mi sento come sindaco di chiedere al consigliere Marino se vuole parlare di me. Posso fare. Grazie, consigliere Marino. La ringrazio della sua. Forse se c'è qualcuno che vuole parlare prima di me. Posso? Però mi corre l'obbligo fare un po' la cronostoria, consigliere Marino, di quello che è successo e come siamo arrivati purtroppo a discutere di questa delibera. Le elezioni si sono fatte il 31 di maggio, abbiamo fatto una campagna elettorale più o meno corretta, più o meno rispettosa, più o meno reale. Superata questa fase, la partita si sarebbe dovuta concludere con un riconoscimento di vincitore e vinto. Non mi sembra che sia stato così. La partita dovrebbe finire al 90esimo, ma per qualcuno evidentemente qualcuno non ha voluto riconoscere questa fine della partita. E quindi non è così, come qualcuno dice, che c'è chi vince e c'è chi perde. C'è chi fortunatamente come noi, solo fortunatamente per 105 voti ha vinto, e c'è chi sfortunatamente solo per 105 voti ha perso. Ma ci corre l'obbligo sottolineare una cosa non di poco conto, che non tutti i giocatori sono gli stessi. Subito dopo la prima telefonata che ho ricevuto di auguri, ci tengo a sottolinearlo, io ringrazio di cuore, è stata quella del candidato a sindaco ingegnere Carmelo Minniti, molto apprezzata, molto gradita. Io mi sono fermato e ho ringraziato subito dopo alle 6 di mattina tutta la squadra, una città di cambiare, merito da cambiare, vi chiedo scusa. E l'ho fatto chiedendo con quel gesto una collaborazione, una città da cambiare, vi chiedo scusa. Poi ho ricevuto migliaia di telefonate, migliaia, ma non ho ricevuto però quella che mi sarei aspettato del consigliere Marino, né ho ricevuto quella del consigliere Scandi. Non mi ricordo, mi sembra che quella della Ritianera dopo qualche giorno c'è stata. Comunque queste sono, diciamo, sfumature che lasciano il tempo che trovo. E siamo così arrivati al giorno 8. Giorno 8 io già ero nel pieno delle mie funzioni, avevo iniziato a fare il giro istituzionale dei saluti, mi ero recato a fare il doveroso saluto come sindaco al comando, al capitano che rappresenta la massima autorità di carabinieri, al comandante di stazione, al tenente della finanza, al commissariato di Condopuri. Mentre ritornavamo con il vigile Benedetto, ha chiamato il vigile Marino e mi ha detto che mi deve dare una comunicazione grave, però circa lui. La comunicazione grave che il consigliere Marino mi doveva dare era quella delle sue dimissioni. Mi ha consegnato, ingegnere, correggimi se sbaglio, mi ha consegnato le sue dimissioni, dicendo: ho scoperto di essere ineleggibile. Dopo una breve discussione, solo per dovere di cronaca, io devo dire quello che c'è stato,
anche dopo un'altra discussione, noi abbiamo fatto qualche, o meglio, l'ho invitata a prendere tempo, a vedere un attimino, perché nulla toglie che se qualora ci fosse stata la possibilità, c'è la possibilità che lei possa rimanere consigliere, per noi è nessun problema, anzi tutt'altro. L'ho invitata a magari a consultarsi meglio, abbiamo chiamato, se c'è qualcuno che non tradisce questo intervento e va nelle stranezze eccetera, può anche allontanarsi, se non è gradito, non per forza il sindaco deve fare una discussione che è gradita a tutti, e deve avere la bontà di educazione di saper stare, è un appello che faccio a tutti, io sono rispettoso e anche delle formine, però c'è una diversità tra rispetto e educazione. Potete tranquillamente non rispettarmi, però in questo consiglio, in questo comune, intendo che tutti quanti abbiamo il massimo dell'educazione. Il sindaco può anche invitare i vigili o anche il comandante dei vigili in questo caso a accompagnare il tizio e i tizi che si sono fuori dalla casa. Grazie. Allora, dicevo che durante questa nostra chiacchierata, lei, consigliere Marino, abbiamo ritenuto assieme di poterle dare qui la possibilità di chiacchierare con il dottore Giannelli. Alla conclusione le ha detto: non ho speranze, mi devo dimettere. E là c'è stato un piccolo particolare, piccolo, dove io non consento a nessuno di usare la persona del sindaco per quello che lei alla fine ha detto, e lei sa benissimo cosa ha detto, e io lo rispetto solo per mia educazione. Allora, arriviamo così al giorno 9. Giorno 9 io mi chiamo il consigliere Marino e gli dico che oltre alle cause di ineleggibilità ci sono anche delle cause ostative per la sua incompatibilità che va rimossa per non finire sul giornale. Anche questa gliela risparmio, consigliere. Passiamo all'invito che ho fatto a lei, all'ingegnere Inniti, per il pranzo istituzionale accolto da lei, e Inniti si è scusato perché era fuori per lavoro, abbiamo pranzato e noi, fino, perlomeno sottoscritto, fino alle 4 di pomeriggio, era fermo alle sue dimissioni. Le 4 di pomeriggio lei, giorno 8, consigliere Marino, lei fa una dichiarazione, la protocolla al protocollo 11.208 del Consiglio Comunale l'8 giugno, sottoscritto Giovanni Marino, consigliere della Fondazione Marino Onlus per l'autismo, pubblicato al Marito Porto Salvo, convenzionato con servizi di assistenza residenziale di persone con autismo, ubicata al Marito Porto Salvo, convenzionata per servizi di assistenza domiciliare per persone con autismo. Medico Porto Salvo 86-2020. Subito dopo, diciamo anche sul mio input della chiacchierata, stabiliamo assieme magari che è opportuno chiedere lumi e un supporto per vedere se si può uscire da questa sua posizione alla prefettura del Reggio Calabria, cosa che è stata fatta via fax in data 86, con valida ai detti, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico degli enti legali, così. Nell'ambito del procedimento istruttorio relativo alla deliberazione di convalida degli eletti nelle ultime consultazioni amministrative è stata acquisita in data odierna la legata nota in cui il signor Marino Giovanni, proclamato eletto nella qualità di consigliere comunale, dichiara di essere legale rappresentante di una struttura sanitaria accreditata con l'ASPI di Reggio Calabria. Trattasi della Fondazione Marino Onlus per l'autismo, ubicata a Reggio Porto Salvo, convenzionata con servizi di assistenza residenziale di persone con autismo. Dalle informazioni pubblicate sul sito internet della struttura di che trattasi, indicato dallo stesso consigliere di residenza, è stato possibile solo accertare che è una struttura sanitaria e residenziale con finalità pedagogiche e riabilitative e che la struttura è convenzionata tramite l'ASPI 5 di Reggio Calabria, delibera numero 760-2008 con il Servizio Sanitario Nazionale come centro residenziale a ciclo continuo per soggetti con autismo senza scopi di lucro. La seduta del Consiglio Comunale per la convalida è stata convocata dal sindaco per giorno 10, scriviamo
e scrive la nostra segretaria, la dottoressa Tiziana Bencilini, alla prefettura per giorno 10 alle ore 18. Ciò premesso, considerato il brevissimo lasso di tempo entro il cui il Consiglio Comunale dovrà esaminare la condizione degli eletti e adottare le determinazioni conseguenti, si chiede nel caso specifico rilevi la condizione di ineleggibilità disciplinata dall'articolo dal comma 1.9 articolo 60 anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale numero 27 del 2009 che ne ha dichiarato la parziale legittimità costituzionale. Si rimane in attesa di un urgente riscontro. Giorno 9, ho già detto, arriviamo al giorno 10, assieme agli atti del Consiglio rileviamo che il ingegner Marino nel punto 1 delle dichiarazioni sostitutive delle applicazioni di atto d'autorità dichiara, essendosi di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incompatibilità, di ineleggibilità di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo e successive modificazioni e integrazioni, essendosi dimesso il 29/4/2020 dalla carica di presidente della Marino Onlus, allega una dichiarazione oggetto di missione del presidente del CDA e greci signori consiglieri, in occasione delle mie elezioni comunali vi informo di aver accettato la candidatura a sindaco per comune di Medico Portosalvo. Questa scelta prevede le dimissioni al presidente di questa fondazione che quindi sono invidiate a partire dalla lotta di erba. Fino all'elezione del nuovo presidente continuerà a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione di Stin Salute Brunella 29/4/2015. E qua naturalmente contrasta, sembra abbastanza paradossale, per me non lo è, per me è chiaro, il consigliere Marino, anche sulla scorta della telefonata intercorsa di cui purtroppo sono stato testimone, il consigliere Marino parlava con il prefetto Giannetti e sollecito della telefonata delle conclusioni generali. Allora lei giorno 8 dice sono presidente, giorno 10 dice mi ero dimesso il 29. Giorno 8, mi sottolineo, ero presidente, giorno 10 mi ero dimesso il 29. Quindi andiamo avanti, sto volendo. Noi facciamo una delibera, giorno 4. La delibera è la numero 1 di questo Consiglio Comunale. Nelle elezioni della Lombardia, il consigliere Marino, la consigliera Marino questa è stata modificata. In una conferenza stampa lei ha detto che non l'ha mai letta, ma sicuramente l'ha ricevuta. Giorno 10 c'è la lettera, lei ha partecipato come tutti a questo consiglio. Poi torniamo nella delibera. Giorno 11 il consigliere Marino spiega alla prefettura e spiega a me, signor prefetto, signor sindaco del comune di Medico Portosalvo, oggetto, esami di ineleggibilità. Eccellenza, signor prefetto, signor sindaco, il Consiglio Comunale di ieri, 10 corrette mesi, ha sospeso per 20 giorni il giudizio sulle mie condizioni di eleggibilità consigliere, rimandando alla valutazione del signor prefetto per determinarsi al prossimo Consiglio. Se la delibera dice questo che ha scritto e ha comunicato al prefetto, al sindaco e al consigliere Marino, io sono pronto a dire. Non dice questo, signore, e lo dico soprattutto agli organi di stampa, non scrivete tesserie. Accertatevi, noi e il Consiglio Comunale non ha deliberato di inviare nulla alla prefettura per decidersi. La delibera sospende il consigliere Marino per l'articolo 9 e gli dà 10 giorni di tempo per determinarsi e nei successivi 10 giorni deve convocare il Consiglio, cosa che è stata fatta. Per consentire, dice il consigliere Marino, al prefetto e a me, una migliore protezione delle mie condizioni di legittimità, mi sia consentito il seguente contributo. Premesso che sono stato candidato alla carica di sindaco con la lista Merito Cambia, che è stata superata di circa 100 voti dalla lista risultata vincitore, lo ripeto, sono stato candidato per la carica di sindaco, io leggo quello che c'è scritto, con la lista Merito Cambia, che è stata superata chiedo scusa, ho sbagliato prima, lo ripeto con attenzione,
Sono stato candidato per la carica di sindaco con la lista Mirko Candia, che è stata superata di circa 100 dalla lista risultata vincitore. No, non c'è. Vabbè, io non glielo voglio dire cosa si è dimenticato, altrimenti se vuoi glielo dico. Capisco la cosa, però non ha scritto, con tutto il rispetto, non ha scritto solo al sindaco di Mirko, ha scritto a Sua Eccellenza il prefetto. Ingegnere Marino, la lista è vincitrice, non vincitore. Contestualmente alla presentazione della lista, ho presentato le mie dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Marino, accreditata con la ASP di Reggio Calabria per prestazioni presidenziali per 10 persone. Cortesemente. Presidenziale per 10 persone con l'autismo, ubicata nello stesso comune di Mento, trattandosi di una piccolissima struttura per consentire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, con le dimissioni sono stato costretto, quindi non cessa dalle funzioni, a garantire la ordinaria amministrazione. Come è noto, il punto 9 dell'articolo 60 prevede l'inelegibilità di legali rappresentanti di strutture, lo dice Marino, non lo dice lui, di legali rappresentanti di strutture convenzionali con l'ASP e il cui territorio, eccetera, eccetera. Per una compagine delle condizioni di elegibilità, il Consiglio ha operato con discrezionalità, esaminando le informazioni disponibili riguardo quella del sindaco che per ogni consigliere. Il Consiglio si è affidato alla dichiarazione del segretario comunale in possesso, oltre che delle autocertificazioni, anche dei certificati penali di ognuno. Per le sue determinazioni ha agito pertanto con potere di discrezionalità. Ma io dico, il ruolo del consigliere comunale dovrebbe essere, usiamo sempre il condizionale, di venire in consiglio e votare, conoscendo gli altri. Quindi, ingegnere Marino, lei dice che è venuto in consiglio comunale e non ha detto gli altri, eh? Quindi, questo lo deve dire a tutta la gente che le ha dato il mandato, non lo deve dire a te, tenendo io al prefetto. È stato così possibile approvare a maggioranza la elegibilità del sindaco e rimandare con gli stessi voti quella che mi riguarda. E qua c'è chiaramente un altro falso, ingegnere Marino. Non abbiamo ricevuto gli stessi voti. Assolutamente. Si faccia la conta se riesce a contare fino a 15. Non la voglio offendere. Però c'è la delibera che lei non ha letto. Se la rilegga, non sono gli stessi voti. Ha scritto sempre a Sua Eccellenza il prefetto. Lei ha scritto a Sua Eccellenza il prefetto. Con il Vino c'è molta differenza. Con vivo rispetto allo spirito della norma a non consentire un vantaggio di posizione nella campagna elettorale prima e nella gestione amministrativa dopo. Faccio questo attualmente notare che una piccolissima struttura, seppur accreditata, non può aver prodotto alcun vantaggio elettorale, anzi nel caso specifico ha sicuramente prodotto uno svantaggio quando una dipendente della fondazione che si è candidata con la lista avversaria risultata vincitore ed essa stessa eletta con maggior numero di preferenze. Superfluo aggiungere che nessuna pressione è stata attuata per scoraggiare la sua candidatura e nessuna minaccia incombe sul proseguo del suo rapporto di lavoro nonostante la mia lista abbia perso le elezioni a causa della sua candidatura. Perciò il rispetto della citata norma è stato applicato pienamente nei fatti. Quale vantaggio di posizione potrà mai essere considerato nel riprendere possesso della mia funzione di presidente di quella struttura per esercitare semplicemente la funzione di consigliere d'opposizione? Diverso il giudizio se la mia lista avesse vinto le elezioni. Lei è stato sempre presente in quella struttura. Con la presente rispettosamente si chiede al signor prefetto che vuole indirizzare il Consiglio Comunale di Mento Porto Salvo ad assumere un giusto ed equilibrato giudizio sulla mia condizione di legittimità, viste le circostanze esposte. Con il rispetto per le decisioni che dovrà assumere, gradisca rispettoso saluti 11/6/2015. Terzo step. Il quarto è quello della delibera comunale che è stata notificata al consigliere Marino e sul sito che è consultabile da tutti, dove noi abbiamo sospeso il Consiglio, ha sospeso le condizioni di elegibilità per 10 giorni, rimandando allo stesso Consiglio e non investendo altri organi. Quindi il prefetto non doveva avere e non doveva tenuto ad avere alcuna comunicazione da parte del Consiglio.
Andiamo avanti. Silenzio tra il sindaco e il consigliere Marino per 11 giorni dopo questa missiva, o meglio per 12 giorni, perché il 22 il prefetto ha mandato al presidente del consiglio via PEC e alla, per conoscenza a me e al consigliere Marino stesso una posta certificata che adesso leggiamo come atto dovuto e chiedo al segretario di acquisirla e di allegarla agli atti della deliberazione. Allora, il prefetto scrive il 22 e io ne vengo a conoscenza perché incontro casualmente il consigliere Marino e gli dico che invito una chiacchierata col sindaco e mi dice leggi di la PEC che è arrivata alla posta certificata ieri. Immediatamente sabato mattina fa recupero un funzionario, mi faccio stampare la PEC e la vado a leggere. Scopro, per onore di cronaca, che dopo il giorno 11 il consigliere Marino fa una serie di qualche telefonata, qualcuna meno, e una richiesta ufficiale con PEC a prefetto di Reggio Calabria la data 15 giugno 2015. Buongiorno, sul suggerimento del vostro ufficio, quindi c'è stata sicuramente una telefonata, o più di una, non sappiamo, formalizzo la richiesta di un incontro con Sua Eccellenza e Signor Prefetto per illustrare i problemi di candidabilità ed elegibilità emersi nel primo Consiglio Comunale di Mendoza. Allego la mia mail già inviata con posta certificata all'attenzione del Signor Prefetto. Per quello che riguarda il mio caso personale di ineleggibilità, ritengo con quella mail di aver sufficientemente illustrato i termini della questione e rimango in attesa delle determinazioni che Sua Eccellenza vorrà assumere. Per quanto riguarda la posizione del sindaco, non c'entra nella delibera, è un'aggiunta che ha voluto fare, ne prendiamo atto, scrive il consigliere Marino, per quanto riguarda la posizione del sindaco eletto, come capogruppo della minoranza all'interno del Consiglio, devo evidenziare le dichiarazioni prese prima del voto sulla sua incandidabilità a causa di una condanna penale per colpa. Sono stati insufficienti tanto di dovere deliberare l'invio della documentazione alla prefettura. Questo è un altro falso. In quell'occasione il segretario comunale non ha preso nessuna dichiarazione circa la documentazione in suo possesso, che avrebbe meglio aiutato il Consiglio a determinarsi. Non avrebbe dovuto. Il segretario ha confezionato la delibera, io rimango sbigottito di fronte a queste dichiarazioni. Mi auguro che, come annunciato e deliberato, la documentazione sia già in vostro possesso. E l'eventuale incontro che Sua Eccellenza mi vorrà concedere, vi prego di tenere conto, vi prego, non la prego, di voler tenere conto della mia assenza per un viaggio, eccetera, eccetera, per un altro viaggio, per un convegno. Distinti saluti, Giovanni Marino, candidato a sindaco alla lista. Questa è la missiva del 15. Non lo so se ci sono state altre telefonate o meno. Il 22, il prefetto, Sua Eccellenza San Martino, il dirigente dell'area Zimbalanti e il viceprefetto vicario di Strati, scrivono al prefetture del Reggio Calabria, ufficio territoriale del governo, al presidente del Consiglio Comunale di Mendolo Portosalvo e per conoscenza al sindaco, al signor Marino Giovanni tramite Fondazione Marino gmail.com. Oggetto, signor Marino Giovanni, cause di ineleggibilità previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Per esclusiva competenza di questo Consiglio Comunale si trasmette per gli adempimenti di quell'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000 267 la nota datata 11 giugno 2015 del signor Marino Giovanni nei cui confronti l'organo consigliare nella seduta del 10 giugno deposto ha avviato il procedimento di contestazione delle cause di ineleggibilità previsto dall'articolo 60, comma 1, numero 9 del decreto legislativo 267 del 2000. Questo è il primo caso. C'è il secondo. Al secondo, al riguardo, si rammenta che la valutazione dell'eventuale sussistenza della causa ostativa all'assunzione della carica spetta esclusivamente al Consiglio Comunale ai sensi del citato articolo 41 che peraltro in sede di convalida di legge ha già attivato
la procedura consiliare prevista dall'articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Ripeto, spetta esclusivamente al Consiglio Comunale, ai sensi del citato articolo 41, che peraltro in sede di compagine degli diretti ha già attivato la procedura consiliare prevista. Terzo capoverso, per un utile per l'ulteriore, virgola, utile orientamento, si richiamano i pareri resi dal Ministero dell'Interno in materia, rinvenibili nell'apposito sito web, e fra gli altri, se qualcuno vuole prendere appunti, quelli del 31 gennaio 2003 e quelli del 22 maggio 2009. Vi chiedo di acquisirli e di metterli nella lettera. Nell'ambito dei poteri della normativa, quindi, per un ulteriore utile orientamento si richiamano i pareri del Ministero dell'Interno, non quelli del sindaco per tenuto della sua maggioranza. Adesso li leggiamo. Il quarto capoverso e la conclusione, scritta dal prefetto, nell'ambito dei poteri della normativa in materia, assegna a questo ufficio in tema di controllo sugli organi elettivi prevista dall'altro nel decreto legislativo 18 agosto 2017 e nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, 235, resta impregiudicata comunque la possibilità di intervento, qualora dovessero emergere situazioni che incidono sulla loro regolare costituzione e composizione. Quindi se il Consiglio sbaglia, si sta deducendo anche l'interviene la prefettura. Non è come dice qualcuno, che la prefettura non interviene. Questa è la nota del 22. Naturalmente ci sono i due pareri allegati. Il parere del Ministero dell'Interno, sottolineo, Ministero dell'Interno, il 31 gennaio 2013 è un po' lungo. Lo potete tranquillamente leggere, non lo leggo, leggo il passo centrale che è quello che ci interessa. Pertanto, se come risulta dal regolamento della predetta casa di riposo, la qualità di legale rappresentante della medesima coincide con la qualità di consigliere delegato della Comunità Terra, si ritiene si configuri nella fattispecie in considerazione l'ipotesi di ineleggibilità di cui all'articolo 60, comma 1, numero 9 del decreto legislativo 267-2000. Ingegnere Marini, lo scrive il sindaco, e non l'ha chiesto il sindaco alla prefettura. C'è l'altro parere del Ministero dell'Interno, quello del 22-5-2002. Ci ha segnalato la causa di ineleggibilità e incompatibilità. A riguardo è arrivato finalmente, eccetera, eccetera, il Consiglio Comunale l'ha preceduto prima di deliberare il consenso soggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun riguardo, deve esaminare la condizione degli eventi, cioè l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità, e comunque spetta sempre al Consiglio Comunale medesimo valutare la fondatezza o meno delle cause ostative all'espletamento del mandato. Quindi non è il Consiglio che ha scritto al prefetto o che doveva scrivere al prefetto. Questo dice la prefettura per il tramite del Ministro dell'Interno. E andiamo avanti. Il consigliere Marino il 22 giugno protocolla una missiva a supporto delle sue richieste, comunicazione di riferimento alla sollevata questione di quell'articolo 60 del testo unico, consigliere Marino Giovanni, protocollo 12191 del 22 giugno 2015. Naturalmente questo, come tutti gli atti successivi, chiedo che vengono allegati alla lettera per farne parte di quella sostanziale. Ingegnere Marino richiama la sentenza 27 del 2009 della Corte Costituzionale, è allegata, non la leggo perché sono 13 pagine. Il 22 giugno, il 24 giugno c'è al protocollo 12.4.62 c'è una nuova missiva dell'ingegnere Marino, integrazione e documentazione di quel protocollo 12.191. Il riferimento agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 78 numero 8 del 3 si prega di tenere conto delle seguenti considerazioni. 1. Il decreto di accreditamento di cui si allega copia si riferisce a prestazioni di tipo residenziale per decimo stretto per persone con autismo. 2. Tutte le persone, dico
commissione comunale bassissima, tanto che quelle presenti sono con noi e andiamo a fare. In considerazione dei punti sopraelencati e niente con la simile struttura accreditata, non apporti nessun vantaggio elettorale al suo legale rappresentante, perciò chiedo al Consiglio Comunale di questa cittadina di poter prendere atto e determinarsi conseguentemente. Distinte saluti, 24 giugno. Il decreto di accreditamento è quello del 2008, e se non sbaglio, mi corregga così mi sbaglio, a parenza tre anni mi sembra che sia per lei. 2008-2011, dal 2011 al 2015 il mondo può cambiare. Quindi, per quanto mi riguarda, questo documento ha la valenza che può avere. Il giorno successivo, il 25 giugno, c'è un rilevato da parte del nostro segretario che il decreto del federamento trasmesso il 24 non ha ancora valenza e non ci può assolutamente essere, viene riprotocollato una nuova nota, accreditamento definitivo, istanza di rinnovo dell'accreditamento inviata, istanza di accreditamento è stata, se non sbaglio, il sottoscritto fatta il 10 giugno 2015. Il legale rappresentante per la firma è Giovanni Marini, con tanto di documento di riconoscimento. Quindi il 10 giugno, quando il presidente ci si è dimesso il 29 aprile, firma la richiesta del federale. Allora, ingegnere, le chiedo scusa, io voglio rilevare che agli atti c'è del decreto del federamento la pagina 1 e la pagina 5, quindi le pagine intermedie noi non è che possiamo venire sempre a chiedere mandaci questo, è sbagliato, non ci serve. Agli atti del comune c'è la pagina 1 e la pagina 5. Se lei ritiene che ci sia qualcosa che non va nell'integrazione, quando dice mandiamo, per esempio, per esperienza, casomai ci dovesse essere una prossima nota, copia di accreditamento definitivo rilasciato dalla Regione Calabria, composta da pagine 5, da pagine 10, da pagine, anche se lei, dico, anche ad arte qualcuno può cogliere una pagina o due pagine, noi è quello che abbiamo trovato. Poi, ma non ha nessuna rilevanza poi alla fine questo che sto dicendo, lo dico solo per un di cronaca. Successivamente a questo abbiamo il 27, e qua invito la stampa a una maggiore cautela sugli articoli di giornale. Il Consiglio Comunale ha deliberato di non ha deliberato di inviare la prefettura come tutti i giornali hanno scritto. Il Consiglio Comunale ha sospeso per 10 giorni il consigliere Marino. Quindi invito i giornalisti a rettificare, chiedendo scusa a tutti nei cuori, questa falsa dichiarazione che hanno pubblicato. Ok? Il Consiglio non ha sospeso rinviando al prefetto per 20 giorni nessuno. Io non voglio fare lezioni, però sapete, fa presa, certe notizie fanno presa. Quindi vi chiedo scusa, però merito non ha bisogno di cattiva informazione, di informazione inesatta. Scrivete pure tutto quello che succede, coloratelo come volete, però scrivete quello che succede, non quello che non succede. Poi abbiamo, dopo un articolo di stampa del 27, del 25 di il CEE del 27 di sabato, il 28 mi viene passata una comunicazione, un comunicato trasmesso da Marino alla stampa, e il 29 iniziano a uscire una serie di articoli su cui indirizzo e non vado avanti. Arriviamo alla convocazione del Consiglio e al parere della segretaria comunale. Quale segretaria mi dovete dare atto, non penso che sarei così folle, di non aver mai condizionato un caro, non sarei così pazzo di indirizzarvi, non siete persone che fare indirizzare veramente, il parere legale di incivilità del consigliere Marino, chiedo scusa, è dell'1 luglio. Il prefetto affirma del segretario dottoressa Tiziana Felici, Felici. Proposta di deliberazione avente ad oggetto esame della causa di ineleggibilità di quell'articolo 60,1 numero 9 del decreto legislativo 27/2000 consigliere Marino Giovanni, chiedo scusa. Il Consiglio Comunale, nella seduta del 10 giugno,
giugno ultimo scorso, in sede di adozione della legislazione per la comunale dei diritti, nelle ultime consultazioni amministrative del 31/5/2015, ha stabilito di avviare la procedura di contestazione al neoeletto consigliere Giovanni Marino della causa di ineleggibilità di cui all'articolo 60,199 del medesimo decreto legislativo. In base a tale disposizione non sono eleggibili i legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionali dei consigli del comune, in cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale ospedaliera, a cui sono convenzionati con loro competenti, o quello dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale ospedaliera con cui sono convenzionati. Quindi non ha deliberato di inviare la prefettura. La delibera sopra citata, delibera numero 1 del 10/6/2015, è stata modificata nei modi previsti dalla legge in data 17/6/2015 al consigliere Marino, con l'assegnazione del termine di 10 giorni previsto dalla legge per la formulazione di eventuali osservazioni. Marino, nella conferenza dei due signori, ha avuto la delibera del 17, però siccome è operato Roma, Enna, eccetera, non ha avuto tempo di leggere quella delibera, così ha dichiarato nella conferenza stampa delle due. Non era una delibera che lo riguardava, era una delibera di poco conto, una sola delibera ha fatto il consiglio comunale. Il candidato sindaco Marino non ha avuto tempo dopo 20 giorni di leggere la delibera. Questo è il soggetto che scrive. Ingegnere Marino, non le voglio la lezione, per noi è di qualcosa di offensivo, non nella persona del sindaco, nei confronti di tutta la città del nero, quello che ne ha fatto. Non ha letto l'unica legge. Si vergogna. E le chiedo scusa se lo supporto. Perché non è dignitoso quello che ne ha fatto. Non ha letto la delibera. La delibera che l'ha di guarda. E ha offeso tutto il consiglio comunale scrivendo quelle fesserie che hanno fatto. La deliberazione sopra citata, delibera del Consiglio Comunale numero 1 del 10/6/2015, è stata modificata nei modi previsti dalla legge in data 17/6/2015 al consigliere Marino, con l'assegnazione del termine di 10 giorni previsto dalla legge per la formulazione di eventuali osservazioni. Entro il predetto termine, il consigliere Marino ha formulato le proprie considerazioni in merito alla sussistenza della causa di ineleggibilità contestata nei suoi confronti, trasmettendo il data 22/6/2015 la nota acquisita al numero 12/191 di protocollo integrato con successive comunicazioni del 24/6/2015 protocollo 12/472 e del 25 giugno protocollo 12/587. A tal proposito, del riferimento all'approvazione del Consiglio Comunale del 3/7, avente tra l'altro quale punta all'ordine del giorno l'esame della causa di ineleggibilità di quell'articolo 60,1 numero 9 del decreto legislativo 267/2000, consigliere Marino Giovanni, si esprimono le considerazioni che seguono. 1. Preliminarmente, sul piano generale occorre rimandare che il fondamento delle cause di ineleggibilità consiste nell'esistenza di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l'esclusione delle persone che per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti possono influenzare la volontà degli elettori. Le cause di ineleggibilità sono stabilite allo scopo di garantire le eguali la libera espressione di voto tutelata dall'articolo 48,1 primo periodo della Costituzione rispetto a qualsiasi possibilità esercitabile dal candidato di influenzare il cittadino elettore attraverso lo sfruttamento del proprio ruolo istituzionale all'interno della comunità nella quale lo stesso elettore vive. Con particolare riferimento all'articolo 60,1 numero 9, il Ministro dell'Interno ha osservato che tale norma è volta a scongiurare negative influenze sulla determinazione, sulla libera determinazione del voto per effetto della posizione di potere rivestita dall'amministratore all'interno della struttura sanitaria con rapporti privilegiati con gli enti legali locali. Parere Ministro dell'Interno del 29 novembre 2005. A tale riguardo il consigliere Martini, partendo dalla locazione della sentenza della Corte Costituzionale numero 27 del 7 febbraio 2009, tanto richiamata da tanti, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 60,1 numero 9 nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionali. Giunge a evidenziare che il principio sancito dalla Corte Costituzionale per i direttori sanitari potrebbe estendersi anche al caso che si occupa, cioè al legale rappresentante, dovesse sollevare un incidente di incostituzionalità di fronte alla consulta. Direttore sanitario è un'altra cosa rispetto al rappresentante legale, quindi semmai la consulta un giorno si esprimerà sulla anticostituzionale del rappresentante legale, che è bene.
Il riferimento a tale osservazione occorre evidenziare che la chiara argomentazione sviluppata nella sentenza della Corte Costituzionale che il costruendo l'evoluzione normativa del sistema sanitario locale evidenzia la mutata relazione intercorrente tra i comuni e le altre che sono strutture dipendenti non più dai comuni ma dalle regioni. Se anche potesse giustificare sotto un profilo esclusivamente politico l'affermazione che la previsione di l'ineggibilità per i legali rappresentanti della struttura sanitaria convenzionata non avrebbe oggi più ragione di esistere. Non si ritiene però possa essere sostenuto dal punto di vista tecnico-giuridico per il quale ciò che rileva è l'attuale piena vigenza della norma che come tale non può essere applicata. Punto 2. Analogo rilievo esclusivamente politico si ritiene abbiano le considerazioni formulate dal consigliere Marino tese a dimostrare come alcune circostanze specifiche concomitanti di elezioni che trattano sarebbe agevole dimostrare che in concreto nessuna influenza e o vantaggio elettorale egli abbia potuto esercitare o acquisire. In particolare egli evidenzia sia l'avvenuta elezione in una lista di candidati diversa dalla sua di un proprio dipendente, sia i requisiti strutturali modesti della fondazione della loro seduta che assiste un numero limitato di persone, peraltro prevalentemente residenti in altre regioni. È abbastanza evidente che qualunque valutazione sulla rilevanza di tale circostanza attorte al fine di escludere o meno la sussistenza della causa di ineleggibilità, proprio per il loro esclusivo rilievo di argomentazione politica e sull'aspetto di competenza dello spirito che il merito ritiene di non doversi pronunciare. Prego, un'ultima considerazione formulata dal consigliere Marino riguarda la circostanza che il decreto legislativo 25 del 2012 non ha ricompreso la categoria di quell'articolo 60,1 numero 9 tra le cause che determinano l'ineleggibilità. Tale considerazione appare del tutto inconferente rispetto ai fini che qui interessano, posto che il decreto legislativo 25 del 2012 ha ridesignato le cause di incandidabilità sostituendo gli articoli 58 e 59 del testo unico di legge locale, mentre non riguarda le cause di ineleggibilità. Conseguente, non si capisce per quale motivo il decreto legislativo 25 del 2012 avrebbe dovuto prevedere la fattispecie disciplinata dall'articolo 60. A tal proposito, solo per una maggiore chiarezza espositiva, si evidenzia che gli istituti di incandidabilità e di ineleggibilità sono distinguibili gli uni dagli altri in ragione della differente razza che ha gli stessi sottesa e del regime giuridico in parte divergente. L'incandidabilità infatti deriva dalla compressione della capacità elettorale passiva che normalmente deriva dal possesso dei requisiti legali, elettorato attivo, età e alfabetismo, e fa riferimento a uno status di inidoneità funzionale assoluta e non rimovibile da parte dell'interessato. L'ineleggibilità è altra cosa, interviene invece in un momento successivo, qualificandosi come quale limitazione del diritto di elettorato passivo, pur in presenza della capacità elettorale e della piena titolarità dell'elettorato passivo, finalizzata ad impedire che la volontà del corpo elettorale sia manipolata. A parte le valutazioni finora esposte, riferimento all'osservazione formulata dal consigliere Marino rispetto alla procedura di contestazione dell'eleggibilità avviata nei suoi confronti, si ritiene altresì doveroso esprimere un parere in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'articolo 60,1 numero 9 far conseguire la situazione di ineleggibilità. A tal proposito si ribadisce quanto già dichiarato nel corso della seduta consigliare del 10 giugno dello scorso in merito al carattere tassativo delle norme che disciplinano le cause di ineleggibilità e la conseguente necessità che le stesse siano oggetto di rigorosa interpretazione. Nella fattispecie, nel caso specifico dell'articolo 60 numero 9, occorre valutare la contemporanea esistenza di due presupposti: uno soggettivo costituito dall'essere legale rappresentante di una struttura e uno oggettivo costituito dall'essere la struttura sanitaria convenzionata con l'ASPE nel perimetro nel quale si trova il comune. Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, mentre dimostrato all'esame dello statuto della Fondazione Marino e quanto dichiarato dallo stesso consigliere, che il consigliere Marino è tutt'oggi presidente legale e rappresentante e firma atti,
rappresentante della Fondazione Mario Onlus, non risulta essere stato dimostrato dalla documentazione prodotta che lo stesso consigliere Marino, che egli sia effettivamente cessato dalla funzione di legale rappresentante in seguito alle dimissioni presentate all'epoca della citazione della candidatura. Io aggiungo 29, cioè l'otto dice solo presidente, 10 dice Piero Di Messo. Scusate questa rivolta. Riguardo la sussistenza, continua il segretario in tutto, la sussistenza dei presupposti oggettivi si fa presente che il comma 4 dell'articolo 60 prevede che le strutture convenzionate di quattro colore sono quelle indicate nell'articolo 43 e 44 della legge 833 del 78. A tale riguardo il ministro dell'interno, con il parere del 29/11/2015, ha precisato che il Ministero della Salute, interpellato a fine di esatte individuazioni delle strutture interessate alla norma e anche alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia, ha dichiarato che per strutture convenzionate deve intendersi tutte le istituzioni che erano assistenza sanitaria ospedaliera, ambulatorio, residenziale o residenziale per poco del servizio sanitario. La medesima amministrazione ha precisato che il decreto legislativo 3192 numero 582, come indicato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, ha sostituito il sistema convenzionale su cui si passava il rapporto da strutture pubbliche e private con quello dell'accreditamento istituzionale. L'accreditamento rilasciato a strutture private autorizzate consente alla struttura di erogare l'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo comunque in presenza anche della stipula di un accordo contrattuale tra le regioni e le unità sanitarie da un lato e i soggetti accreditati dall'altro. Il progetto di Castiero è permesso come esplicitato dall'articolo 8 ter del medesimo decreto legislativo 502/92. L'accreditamento istituzionale può essere rilasciato anche a strutture che erano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica spontanea e di laboratorio, se preventivamente autorizzate. Ha concluso che in base al nuovo sistema le strutture convenzionali di quell'articolo 60 del testo unico sulle leggi dell'ordinamento di legge locale possono ora coincidere con strutture accreditate con le quali le unità sanitarie locali abbiano stipulato gli appositi accordi contrattuali. Passaggio conclusivo è importante. A tal riguardo, finiamo, come dice Righe, a tal riguardo si richiama inoltre il contenuto dell'articolo 8 bis del decreto legislativo 502/92 al comma 3 prevede che l'esercizio di attività sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di quell'articolo 8 ter dell'accreditamento istituzionale di quell'articolo 8 quater nonché della stipulazione del rapporto contrattuale di quell'articolo 8 quinquies, precisando infine che tale disposizione vale anche per le strutture delle attività sociosanitarie. Dalla documentazione trasmessa dal consigliere Marino, decreto dirigenziale della Regione Calabria numero 18.875 del 21 novembre 2008, decreto dirigenziale della Regione Calabria numero 909 del 4 febbraio 2010, che dà la documentazione agli atti dell'ente, documentazione relativamente al bilancio 2012 della Fondazione Marino e agli atti di questo Consiglio, e invito tutti i consiglieri, se ne vogliono prendere bisogno, lo possono fare previa richiesta. Naturalmente è un atto rigorosamente consentito per quello che la legge vi consente, se lo volete consultare. Stavo dicendo, si ritiene che dalla documentazione agli atti dell'ente, documentazione relativamente al bilancio 2012, desumere che tutte e tre le condizioni poste a norma, dalla norma sono citate, autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni autorizzate con ogni a carico del servizio sanitario, siano sussistenti in riferimento alla Fondazione Marina. Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse in merito all'osservazione del consigliere Marino e a quanto rilevato in riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma esaminata, si ritiene che la fattispecie in esame sia riconducibile alla ipotesi di illegittimità prevista dall'articolo 60 del decreto legislativo 267/2000, merito concorsalvo 36/2020. Per un ulteriore conforto per le nostre divisioni, abbiamo scritto come sindaco, senza il nuovo Parlamento, prendere il parere dei miei assessori e dei miei consiglieri, ho scritto anche all'avvocato dell'ente.
Quindi ho fatto una richiesta di parere legale di ineleggibilità del consigliere Marino, che è messa della delibera che oggi avremmo dovuto approvare. Io mi dovrei rubare un'altra buona mezz'ora, però vi invito soltanto, tanto arriviamo là, ineleggibilità. Non c'è. L'ineleggibilità che è sancita e che noi oggi, di cui noi non possiamo comprendere conto, anche volendo, è assurdo, a cui ci ha costretto il consigliere Marino, scrivendo in prefettura, perché ad onor di vero, io un mezzo passo falso, e me ne faccio accusa, l'avrei anche fatto, quando ho detto nella prima riunione di maggioranza, ho sospetti fondati, ho mezze certezze, o quasi certezze assolute, che il consigliere Marino è ineleggibile. Se nessuno porrà la questione, e vi chiedo scusa per avervi chiesto fatto questa apertura, vi chiedo veramente umilmente scusa, consigliere assessore, io ho detto noi non porremo la questione al consigliere Marino, ma grazie a Dio se l'è posta da solo, se l'è voluto fare autoconta, ha scritto scrivendo un cumulo di fesserie alla prefettura, ingegnere Marino. Io la invito a essere più prudente anche per il ruolo che ricopre all'interno dell'associazione, ma ne sta facendo tanti di errori. E io l'ho richiamata nell'ultimo consiglio quando ho detto nel consiglio di amministrazione, il prossimo consiglio di amministrazione, dal nostro dovere invitare il sindaco. Ci sono diritti e doveri. Il sindaco partecipa di diritto all'assemblea della Marina Mortis, non è un dovere della presidente invitare il sindaco. Lei forse ha fatto un po' confusione tra diritti e doveri, ne sta facendo tanti. Mi auguro che da questo momento in poi lei faccia un attimino più attenzione alle sue cose. Il parere dell'avvocato Procè richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione 1, sentenza, scrivetelo, appuntato, oppure guardate, firmato quella delle varie televisioni, la sentenza del 12-12-2011, sentenza di Cassazione, ha stabilito che in tema di elettorato passivo l'incipit comune è quello, ineleggibilità. Quindi la sentenza della Corte di Cassazione supererebbe anche quella del 2009, la 27, per essere. Allora io concludo aggiungendo una mia considerazione personale che esula dal lavoro di questo consiglio, strettamente personale. Chiedo di voler apprendere con le pinze. Io ritengo che il consigliere Marino abbia voluto sollevare tutto questo polverone, scrive alla prefettura, perché si è reso conto, gli è scoppiata la bomba in mano, quando si è reso conto che è ineleggibile e che in caso di vittoria avrebbe portato il paese a un nuovo scioglimento con un nuovo commissario di governo. Ce ne dispiace di questo e ci dispiace soprattutto che in queste decisioni così strategiche, così importanti per il destino di Medico, tanti altri lo hanno seguito in questa sua scelta che non voglio colorare, non voglio definire. Allora ha dovuto alzare i toni sparando a zero contro il consigliere Meduri. Perché? Perché ritengo, vi chiedo perdono della volgarità, che una mezza scorreggia del sindaco vale più di tutto quello che lui, e non lo definisco, è riuscito a partorire. E da questo patto voglio esentare le responsabilità dei consiglieri, soprattutto di quelli che hanno esperienza. Per quanto riguarda la mia posizione non sono freddo. Scrivete pure quello che volete, è una mia linea, ormai sono abituato. Sto facendo caso. Non risponderò a nessuno, non correrò nessuno. State tranquilli. Dentro quest'aula sono venuti due perfetti e un funzionario di prefettura e hanno detto stringetevi attorno all'ingegnere. Il mio casellario giudiziario, caro ingegnere, è stato presentato, sia tranquillo in prefettura, prima, molto prima delle elezioni. Scrive, e non ho mandato nessun capretto, e né lo devo ringraziare, né lo prenderò. Scrive ancora il dottore Corcora. Una sentenza definitiva che io ho portato all'attenzione di questo consiglio, altrimenti lei, consigliere Marino, visto che ha detto che non ha letto gli atti,
non sarebbe venuto a conoscenza. Quindi deve ringraziare il sindaco se l'ha fatto, per una questione di onestà, di trasparenza, di legalità, di tutela della propria immagine, perché ognuno può anche sbagliare nel percorso della vita, io ho sbagliato. E quel certificato penale oggi potrebbe essere bianco se io già nel 2010 avessi attivato la procedura della riabilitazione, tanto consigliata da tanti avvocati. Allora è un impegno. Io mi presenterò alle prossime elezioni comunali tra 5 anni con lo stesso carico penale, perché la legge me lo consente. Potrò essere candidato a sindaco, potrò essere candidato a consigliere con qualcuno di voi, perché la mia squadra può tranquillamente, tutti i componenti della mia squadra, sono in grado di fare il sindaco e sono in grado di sostituire Beppe Grillo. Allora vi dico quello che ha scritto l'ultimo pezzettino, una sentenza definitiva. Scrive Cordova nel dispaccio del 2, quindi attimino prima della conferenza di Marino, scrive Cordova, una sentenza definitiva che non fa scattare nei confronti di Meduri la sospensione della legge Severino. Io dovrei ringraziare Cordova per questo passaggio, anche se non c'è bisogno. Non sarei stato così irresponsabile con il suo offensivo nei confronti prima di me stesso, poi della mia famiglia, poi di tutti i cittadini di merito. Signore Marino, faccio un'attenta riflessione su quello che ha fatto, su quello che sta facendo, perché merito in questo momento ha bisogno di altro. Lei ha sollevato un polverone per tentare di nascondere e camuffare quello che lei, mi auguro, non in scienza e coscienza, ma in incoscienza, è riuscita a fare. Allora propongo di votare la delibera, che spero sì, chiaramente avrete. Assolutamente, sì, io adesso, consigliere Marino, se lei legge il regolamento, io devo proporre all'Assemblea, così apre la discussione. Lei può intervenire ogni anno e interpretare chiaramente senza ombra di dubbio, perché sarà dichiarato ineleggibile, perché questo ho discusso e abbiamo fondamentalmente discusso con molta sofferenza, non ancora leggero generale, perché lei ci ha portato a questa conclusione, non siamo stati noi, noi siamo stati obbligati da quello che lei ci ha obbligato a fare, sia bene. Lei mi ha consegnato le dimissioni, non ce le dimentichi mai, e io gliele ho respinte, gli ho detto attenzione, vediamo se c'era così, altrimenti non saremmo stati qua. Se io il giorno 8 mi sarei preso le dimissioni che avevo in mano e le ho restituite, il consigliere Marino non avrebbe fatto nessun casino, signori, nessuna polemica. Io non voglio aggiungere tante altre stelle che conosciamo benissimo, però l'ultima cosa, ingegnere Marino. Io propongo all'Assemblea di votare per l'ineleggibilità per quanto esposto, per come richiamate delibera, non prima però di farvi un appunto personale, ingegnere. Lei nella sua conferenza ha richiamato più volte, ingegnere Meduri, un amico mio, amico d'infanzia, e voglio fare una piccola, non lezione, una piccola osservazione sul concetto di amicizia che rispetto al mio e al suo è totalmente diverso. E allora lei continua a dire che è un amico mio, per il suo pensiero sull'amicizia non coincide assolutamente con quello personale di Beppe Grillo. Io non dirò mai che lei è un amico mio, lei continua a dirlo per la morte di Beppe Grillo. Io personalmente avrò una serie di difficoltà a dire che lei è stato un amico mio, alla luce anche perché un amico vale per la vita, non vale per un giorno, per un'occasione o per una giornata elettorale o per 40 anni. L'amico vale dalla nascita. Allora, le chiedo scusa e vi chiedo scusa, signore, se l'ho fatta lunga, però era un atto importante. La prefettura, sulla posizione dei detenuti, state tranquilli, non deve scrivere nessuno. Non deve scrivere, non scriverà niente, l'avrebbe già fatto perché più volte invitato dal consigliere Marino che non si vuole rendere conto che la prefettura sulla mia posizione, se avesse avuto da scrivere come ha risposto per l'ingegnere Marino, allora continui pure, scriva, faccia tutti i passi che vuoi, però lei faccia, io lo dico come sindaco,
e mi auguro che una volta per tutti i giornali riescono a scrivere quello che è la santa verità. Io ho una condanna a 18 mesi che avrei potuto già rimuovere dal certificato. Non sono e non posso essere colpito dalla legge Severino, quindi basta, basta con le offese a Peppe Meduri, non più il Peppe Sabina, ma a Peppe Meduri come sindaco di merito, perché merito, merito. Chiedo niente perdono, qualsiasi saranno le dichiarazioni da qualsiasi parte, io per mia, diciamo, presa di posizione non commenterò più alcuna dichiarazione sulla mia dichiarazione di legge Severino, ma sperando che magari scrivetelo subito che io sono stato condannato per violenza sessuale, per pedofilia, così non è rimasto nessun'altra cosa da scrivere per te. Quindi qualsiasi cosa verrà detta non risponderò. Io ringrazio le forze dell'ordine con cui mi sono confrontato, a cui ho chiesto e lo ribadisco pubblicamente e lo chiedo a ognuno di voi perché questo passaggio mi è sfuggito. Sentitevi sindaco, io ho detto al comandante dei carabinieri, al tenente, al commissario, lo dirò un po' a tutti, e io avrei il piacere di potermi sentire maresciallo, vigile urbano, comandante dell'arma, colonnello, generale, presidente della Repubblica, ma vi do la possibilità di sentirvi perché sono uno di voi. Potete sentirvi e siete sindaco di merito per il mio tramite. Vi ringrazio per tutta la collaborazione in questo percorso difficile, molto difficile per la comunità di merito. Darete a me, ai miei consiglieri, ai miei assessori e a tutta la cittadina di Merito. Grazie. Ho visto solo le autocertificazioni di tutti i consiglieri
nell'autocertificazione del sindaco non c'è nessun riferimento al suo certificato penale, mentre nella mia autocertificazione, su suggerimento, come si dice, del segretario comunale, abbiamo inserito quella mia, come si dice, ipotesi di ineleggibilità e abbiamo allegato la mia lettera della fondazione. Quindi io ho avuto passare il termine di legittimo sospetto che dalle dichiarazioni prese dal sindaco in aula poi non si sono concretizzate, inviando al prefetto tutta la documentazione così come era stato dichiarato. E quindi vorrei sapere, e chiedo poi al signor segretario, se effettivamente è una mia interpretazione questa, cioè vorrei sapere se la delibera con tutti gli allegati che abbiamo noi consiglieri ricevuto è uguale a quella inviata al prefetto, oppure al prefetto è stata inviata tutt'altro carteggio. Io parto dal presupposto che invece il carteggio che abbiamo ricevuto tutti noi è la stessa che è stata inviata al prefetto. Da qui nasce la mia contestazione, non da nessun'altra ragione. Io non ricordo tutti i passaggi che ha detto il signor sindaco qui stasera, ma le cose sono essenziali che devo dire. Primo, quando il sindaco ha menzionato il mio decreto di attendimento della fondazione Marino che ho allegato agli atti, lui parla di un decreto scaduto. Ovviamente se il decreto è scaduto tutto questo discorso vale zero, perché allora non sono in condizione di ineleggibilità, perché la fondazione Marino non è più accreditata dal 2011, se non sbaglio, quando è scaduto il primo decreto di accreditamento, e quindi non saremo qui più a discutere, stiamo discutendo su nulla. Io per dovere di chiarezza, per dovere di informazioni, ho allegato a quel decreto, che è il decreto originario, dove spiega in dettaglio qual è l'oggetto dell'accreditamento. Tutti i decreti successivi non sono che una mera ripetizione di una serie infinita di decreti che riguardano tutte le strutture accreditate dalla Regione Calabria, che dicono decreto numero 10 a favore della struttura XY, decreto definitivo. Se vi avessi mandato solo quello, non avreste capito niente sull'oggetto dell'accreditamento. Ecco, questo era il senso, e io ho cercato di spiegarlo, però purtroppo non sono stato capito. Questo è un altro passaggio che ci tenevo a dire. Un altro passaggio che il sindaco ha letto anche con fatica, merito, e mi dispiace, e anche con animosità, e anche mi sono preso pure qualche rimprovero su tutti i passaggi che io ho letto, e che io condivido, e che sono tutti condivisibili e tutti giuridicamente ineccepibili. Il problema sono due che vi voglio sottolineare. Il primo problema è che tutto quello che è scritto negli atti, anche nella relazione del segretario che il sindaco ha letto, sono corretti, fatto salvo che non riguardano l'accreditamento della fondazione Marino. E dopo ve lo spiego, dopo ve lo dimostro, non ve lo dico a parole. E l'altro fatto è che ovviamente il concetto di ineleggibilità che riguarda un legale rappresentante di una struttura accreditata si deve valutare da un punto di vista politico, e questo è il ruolo di un consiglio comunale per quanto attiene l'ipotesi di un vantaggio di posizione elettorale, altrimenti il Consiglio non avrebbe nessun titolo di esaminare questi atti. E allora credo che sia, non voglio ripeterlo per l'ennesima volta, credo che ormai tutti conoscono la Fondazione Marino, anche quelli che non hanno mai visto dove si trovano, e quindi su questo punto do per scontato che tutti i voti di maggioranza e di opposizione, e credo anche il pubblico, sappiano con certezza che la posizione di legale rappresentante della Fondazione Marino non ha prodotto
al suo legale rappresentante nessun vantaggio elettorale. Se avete dei dubbi, voglio dire, forse non siete obiettivi per tutto quello che ho scritto e per tutto quello che comunque tutti sanno. Da un punto di vista puramente giuridico, sono costretto a rileggere quello che dice l'articolo 60. Questo non ve lo dico per convincervi diversamente, perché credo che le decisioni sono state prese ben prima di questo consiglio, però ve lo dico per onore di chiarezza. Allora, non sono elegibili i legali rappresentanti e dirigenti di strutture convenzionali, eccetera, eccetera, in cui territorio. Poi c'è scritto, ed è l'articolo 9, il punto 4 di questo articolo 60 definisce chi sono le strutture convenzionali accreditate, perché non tutte le strutture convenzionali hanno la stessa natura e hanno lo stesso ruolo da un punto di vista politico verso un ipotetico vantaggio elettorale. Allora, le strutture convenzionali di cui il punto 9 del comma 1 sono quelli indicati dagli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 78 numero 833. Mi dispiace che nemmeno il segretario comunale abbia voluto perdere il tempo di leggersi gli articoli 43 e 44 di questa legge 833. Io ci vi ho qui e ho sottolineato, per non farvi ascoltare un'altra mezz'ora di lettura, ma vi ho sottolineato in sintesi cosa significa per la norma che riguarda l'ineleggibilità di legali rappresentanti. E dice: gli istituti ed enti ospedalieri e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali. Ci sono una serie di altre considerazioni. In sintesi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che una struttura che è un legale rappresentante di una struttura che è assimilabile ad un ente ospedaliero simile agli enti ospedalieri pubblici è ineleggibile. Vi faccio un esempio per dire: se io fossi stato il legale rappresentante, che so, di Villa Sant'Anna, del Policlinico di Reggio Calabria, sarei in corso nella causa di ineleggibilità di cui è l'articolo 60. Però la Fondazione Marino non è una struttura assimilabile a un ente ospedaliero, ed è per questa ragione che vi ho allegato il decreto di accreditamento originario, quello che risulta scaduto, ma come vi dicevo ve l'ho allegato perché è da lì che si può capire qual è la natura dell'ente, perché se avessi allegato solo il certificato di accreditamento vigente, che tra l'altro ogni 3 anni, e il sindaco ha letto la mia lettera del 10 giugno, perché ogni 3 anni entro il 7 luglio bisogna, tutte le strutture accreditate della Regione Calabria devono inviare la richiesta di rinnovo, non di rinnovo dell'accreditamento, di rinnovo delle caratteristiche delle sue legali rappresentanti, perché l'accreditamento non è un accreditamento legato all'ente che lo esercita, ma è l'accreditamento legato al rappresentante legale di quell'ente. Ed è per questa ragione che io l'ho fatta, come si dice, un poco complicata, perché avrei potuto benissimo stare zitto, come diceva il sindaco, e io per questo devo dare atto al sindaco quando sono andato inizialmente a dire forse incorro in questa causa di ineleggibilità. Però io non potevo fare, come si dice, rischiare, e avevo bisogno di chiarire, di far chiarire ufficialmente questo
come si dice, questa ipotesi di ineleggibilità sia ineleggibilità no, perché altrimenti sarei stato costretto a dichiarare la mia condizione di incapacità di assumere il rinnovo del decreto di accreditamento e quindi la fondazione avrebbe dovuto, quindi la regione avrebbe dovuto individuare un'altra persona cui intestare quel decreto. Ecco, è per questa ragione che io ho voluto, forse anche maldestramente qualche volta, perché sono stato consigliato male, ho voluto porre l'attenzione anche scrivendo al prefetto, perché penso che una risposta positiva di questo consiglio, o se comunque questo consiglio, come già dichiarato, non darà una risposta positiva, io mi difenderò davanti al giudice ordinario, perché questa quella risposta positiva servirà eventualmente, se non sappiamo, voglio dire, il futuro della vita cosa succederà, ma servirà eventualmente per dire definitivamente la posizione di legale rappresentante della Fondazione Marino verso eventuali, come si dice, iniziative elettorali che potranno succedersi. Non è un tradimento verso i miei elettori, perché un'altra, come si dice, un'altra arma che avrei potuto attivare e non l'ho fatto, era invece di farla così lunga, avrei, come si dice, ratificato qui le mie dimissioni di presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Marino, avremmo, come si dice, immediatamente attivato con un nuovo consiglio, individuato un altro presidente, e qui la cosa sarebbe finita con la presa d'atto che questo consiglio ha di aver, come si dice, acclarato che Giovanni Marino, non essendo più presidente della Fondazione, in quanto, soprattutto perché la Fondazione aveva già individuato un altro presidente, la situazione, il problema non si poneva. Io invece mi sono posto questo obiettivo, soprattutto perché dopo un iniziale, come si dice, momento di confusione che mi ha, come si dice, un po' condizionato a fare dei passi avventati, dopodiché abbiamo fatto uno studio più approfondito. Ed è uno studio più approfondito, è molto semplice, non dovevamo andare lontano, lo dice lo stesso articolo 60, come vi dicevo. Cioè, l'articolo 60, nel comma 4, identifica chi sono le strutture accreditate che hanno, a cui viene negato, al presidente legale dei quali viene negato la possibilità di assumere cariche elettorali. Non è il caso della Fondazione Marino, io prenderò atto ovviamente del risultato di quella elezione di questo consiglio, ed è giusto che persegua, come si dice, la difesa di un mio diritto di poter mantenere la carica elettiva, e quindi io farò pausa per far valere questo diritto. Non entro nel merito delle considerazioni fatte dal sindaco, e mi dispiace che lui ha concluso il suo intervento con una manifestazione anche di, come si dice, di distinguo circa un rapporto di amicizia, perché il mio non è assolutamente un problema personale verso il sindaco, il mio è intanto un fatto politico di affrontare e risolvere il problema che mi riguarda, che secondo me non è più un problema, e che, come vi dicevo, una volta che il Consiglio Comunale deciderà sulla mia non convalida, io andrò a raggiungere. L'altro caso che il sindaco ha accennato, che non è oggetto di questo punto all'ordine del giorno, è il fatto che riguarda il sindaco. Io mi sono permesso esclusivamente di evidenziare la posizione del sindaco, non la posizione del mio amico
Giuseppe Benguri, che non è più mio amico, la detta di lui, per un fatto esclusivamente politico. Perché se, se questo Consiglio Comunale, come risulta dagli atti che potete sbobinare, aveva deciso di rimandare alla valutazione del prefetto la mia condizione di ineleggibilità e la valutazione sulla condizione di candidabilità del sindaco, io vengo esclusivamente in una mia conferenza stampa, signor sindaco, ho detto, intanto ho chiarito per quello che mi riguarda con i mezzi che ho, che non sono ineleggibile, però ho detto, ma se la prefettura, dopo tante insistenze, che non si è degnata nemmeno di dicermi, anzi, dopo tante telefonate, tante a me domandate che non gli arrivavano mai, finalmente gli arrivavano, hanno dovuto prendere atto di una posta mente, in cui dicevo, voglio essere ricevuto per spiegare le mie condizioni, perché avevo capito che non avevano trovato il giusto modo di interpretare questa vicenda. Ma nello stesso tempo, avendo io ricevuto quella delibera, signor segretario, se quella delibera è uguale a quella documentazione che è stata inviata al prefetto, dovete passarmi la preoccupazione politica e di fare osservare che il prefetto probabilmente non ha ricevuto gli atti che invece il signor sindaco ha promesso di inviare subito dopo la predisposizione di questa delibera, che vi ricordo non contiene esattamente le dichiarazioni del sindaco. Questo è una, vuol dire, siccome non me lo sono sognato e per fortuna è stato registrato, chi si volesse divertire a sbobinare la registrazione vedrebbe più ragione. Mi scuso, non ho altro da aggiungere se non quella di prendere atto della volontà della maggioranza sulla quale la mia parte politica non è d'accordo, evidentemente, e poi ognuno si determina secondo gli strumenti legislativi che ha. Vi ringrazio. Ci sono altri interventi? No. Mentre la città, noi già nel precedente consiglio avevamo deciso di astenerci dal voto. Gli elementi che sono stati portati oggi, sia dal sindaco che dal consigliere Marino, tentano di fare chiarezza su un punto a non del vero nel quale non esiste una letteratura giuridica. Nel senso, un caso simile non abbiamo trovato nella letteratura giuridica. Quello che possiamo già dire è che sicuramente vuol dire. Se sposiamo il principio secondo cui la Corte di Cassazione con la sentenza 27, numero 27 del 2009 indica costituzionale l'articolo 69.2, allora leggendola così sembra di capire che quello che si vuole evitare è che l'elettorato passivo facciano parte coloro i quali possono trarre vantaggio dalla loro candidatura in merito alla posizione che ricoprono nelle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate. Noi riteniamo, non avendo casi simili di letteratura, che possa essere veritiera la tesi dell'ingegnere Rino, quando c'è un fermo che non ha tratto vantaggio, quindi in questo senso sembrerebbe simile alla posizione del direttore sanitario sul quale si è espressa la Corte di Cassazione. E, d'altra parte, la serie di comunicazioni che abbiamo letto ci confermano che la nostra posizione iniziale assunta già nel primo consiglio debba essere mantenuta anche in questa seduta. Adesso, da ultimo, estenuato dal consigliere Uniti, vi permetto di dire
e lui sicuramente effettuò questi studi fino a un certo punto, perché tu bene hai detto che nel 2009 è intervenuta la sentenza della Cassazione nel quale spiega, forse dichiara la costruzione da parte dell'articolo, da parte del politico, eccetera. Siccome io comprendo anche la stanchezza del sindaco, però nel suo escursus poi si è fermato alla fine, che dava per scontato, essendoci la sentenza legata agli altri, che poi chiunque potesse prenderne visione. Ma sul punto, per dirimere appunto questa controversia e per rendere chiaramente efficace il ragionamento che è detto dal sindaco, noi qui mi rivolgo anche ai giornalisti, se gentilmente voi prendete anche visione di questa sentenza, perché risolve in modo definitivo questa diatriba. Mi permetto solo di rubare 5 minuti perché bisogna fare una chiarezza, perché è giusto che sia così. La Cassazione civile sezione 1 con sentenza 12-12-2011, quindi successiva a quella del 2009, numero 26532, ha statuito che in tema di elettorato passivo, in civica della legge 23 aprile 81, numero 154, articolo 2, comma 1, non va interpretato nel senso di porre una regola di carattere generale ed assoluto che sancisca l'ineleggibilità in ordine a tutte le cariche indicate, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, per tutte le categorie di soggetti svolte forte elencate nei successivi punti 1 e 2. La nuova organizzazione, e questo è il passaggio che occorre tenere presente, dell'unità sanitaria locale come entità aziendale strumentale della regione, decreto legislativo 30 dicembre 92 numero 502, ivi compresa la nuova disciplina dell'eleggibilità dei suoi dirigenti, articolo 3, non ha in nulla, questo è il passaggio fondamentale, non ha in nulla mutato le previsioni di ineleggibilità dei legali rappresentanti dei dirigenti delle strutture convenzionali previste dalla legge 23 dicembre 78 numero 883 articolo 43 e 44 richiamata dalla legge numero 154 dell'81 articolo 2 comma 1 e 8 su di cui vedere la sentenza costituzionale del 1781. Questo è il passaggio: l'ineleggibilità dei rappresentanti dirigenti delle strutture private convenzionali per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio delle ASL con cui sono convenzionate, trova principio a ragione del fatto in sé della operatività territoriale della concessione. Continua la Corte: l'ineleggibilità dei soggetti di cui al punto 9, legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionali con le unità sanitarie locali, non può essere estesa alla carica di consigliere regionale e va limitata esclusivamente ai consigli comunali e circoscrizionali del comune o dei comuni che si trovano in rapporto territoriale con l'AS di competenza. Non siamo nel caso di un consigliere regionale. La norma ci dice che tassativamente l'ineleggibilità è prevista e non viene mutuata rispetto alle sentenze della Corte del 2009, rispetto a prova ne è. Che per tutto il resto rimane la bassa vita, non c'è un'interpretazione analogica oppure estensiva al nostro piacimento. La norma è questa. Poi, se uno non vuole tenerne conto, è un altro discorso. Ma noi stiamo riportando una norma, una Cassazione del 2012, che muta in parte il dettaglio del 2009 e tiene presente in piedi l'ineleggibilità per quelle figure già previste a monte di cui rientra il 60,9. Non abbiamo detto tutt'altro, ingegnere Valentino. Purtroppo le leggi vanno rispettate, quello della MOA non è una cosa personale, è tanto che non fa cioè, e sicuramente ricorrerà al giudice ordinario e poi saremo probabilmente qua per capire effettivamente che ha ragione. Se i giornalisti però possono mettere io a me penso che la sarete pronto, se lei mi concede un'integrazione mi è sono più di due passaggi prima di posto. Io se lei si ricorda, noi abbiamo sospeso al Consiglio Comunale per un attimo nella precedente, io ho chiesto lei, abbiamo anche dibattuto su questo, lui mi ha
alcuni dei miei consiglieri. Nella situazione del consiglio gli ho detto, ingegnere Marino, lei continua a essere l'idea che subito dopo stasera domani si dimettono questo consiglio raggiungo le città, risposto sì. Forse non ha capito, sicuramente non ha capito, ma non è un problema mio se non ne capisce quello che io. Io sono stato chiaro, subito dopo il consiglio stasera domani alle 10, lei si dimette sì. Ora vorrei capire la motivazione, capisco che la morte porta consiglio può far mutare le gare. Però lei il 10 sera dice mi dimetto, l'11 spara a zero sulle prefetture, senza interrompere l'orso. Poi la seconda cosa che le voglio chiedere è, io ho letto lo statuto. Lo statuto lei ha presentato le dimissioni, però non credo che il suo statuto prevede la sostituzione del presidente. Prevede la sostituzione in caso di morte o di interruzione. Poi non è vero che il sindaco è stanco. Il sindaco non è mai stanco quando si parla del comune di Nento, delle problematiche riguardo alla città di Nento. Se è stanco, riesce a mascherare la stanchezza. Naturalmente, passaggio, l'ultimo passaggio, il passaggio che ho lasciato è l'ultimo, era quello che a te, Otto, lungo, avvocato, non poteva mancare. Io invito anche i consiglieri, non lo so, quelli di maggioranza hanno avuto è stato fatto consiglieri di opposizione di verificare il carteggio e la corrispondenza della Marino Onlus, carteggio trasmesso a protocollo 14.674 del 24 luglio 2020. Daniele, leggiamo, non leggo le voci, però leggo, non leggo gli importi, però leggo le voci provenienti 535.000 euro provenienti privati diversi, convenzione ASPI di Reggio Calabria, contributi pubblici e privati 5 per 1000, comune di Melito, provincia di Reggio Calabria. Qua c'è un corposo bilancio che dimostra quello che noi oggi abbiamo detto e va sul corposo di due autorevoli pareri che comportano quella che è la nostra decisione, la decisione di questa maggioranza, che sono una del segretario comunale come l'avvocato dell'ente. Quindi noi non possiamo non prenderne atto e non votare per la sua ineleggibilità. Per noi è gioco forza un percorso obbligato, ripeto. Non mi sembra che devo aggiungere altro. Non può essere aggiungere altro, quindi chiedo all'Assemblea di passare, che non c'è solo l'intervento di legge, il consigliere Marino, previsto, spero. Solo un secondo. Sì, ci prego. Il consigliere Marino ha detto anche lui una cosa ineccepibile da un punto di vista legislativo. E anche lui ha richiamato l'articolo 44 della 833 del 78. Ma è proprio questo articolo che individua gli enti, i legali rappresentanti e la tipologia degli enti che sono soggetti a questo divieto. C'è scritto chiaramente, se ve lo leggete, io se volete ve lo lascio, però è una, parte, è una legge dello Stato. Sì, se volete ve lo lascio, non è un problema. Però ripeto, sono le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento di servizi ospedalieri. La Fondazione Marino non ha un servizio ospedaliero corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali. Cioè, voi credete che la Fondazione Marino faccia un servizio ospedaliero equivalente a quello degli ospedali gestiti dalle unità sanitarie locali? Da un punto di vista politico lo potete ben credere, e da un punto di vista politico potete benissimo negare l'eleggibilità al consigliere Marino, però da un punto di vista tecnico, dal mio punto di vista, ma soltanto perché so leggere e scrivere, non è vero che non so leggere e scrivere, da un punto di vista come si dice, leggere e scrivere, qui c'è scritto che sono ineleggibili i rappresentanti legali di enti ospedalieri privati assimilati
con gli ospedali pubblici. Se voi credete che la Fondazione Marino si trovi in questo caso, fate bene a dichiarare l'illegittimità. Però non potete pensare e far finta che non esiste l'articolo, visto che lo richiamate. Dopodiché, almeno io lo faccio. Passiamo alla votazione. Thank you.
I termini purtroppo scadono il 31 luglio e apprezzando anche lo sforzo che la maggioranza sta facendo e che lei ha voluto partecipare telefonicamente oggi su questo punto, però ritengo che il Comune di Merito debba assumere un ruolo, diciamo, trainante, un ruolo effettivo di capofila rispetto al resto dell'area e che rinviando la votazione sul giudice di pace si rischi con un consiglio da convocarsi per il giorno 10 di non fare più in tempo e quindi disattendere quella che è stata una promessa di tutte e tre le liste scese in campo a queste elezioni del Romano, cioè quella di riattivare il giudice di pace. Quindi per quanto mi riguarda, se lei pone i voti l'invio della seduta consigliare, io voterò contro per i motivi che vi ho detto, certamente non perché non vorrei partecipare alla relativa solidarietà, perché più di me, comunque come me, anche voi volete partecipare. Anch'io vorrei proseguire la trattazione dell'argomento del giorno con un consiglio comunale completo, perché la democrazia va attuata anche in questo, però sono costretto a votare contro questa proposta perché ritengo che sulla questione del giudice di pace non ci si possa permettere di perdere neanche diciamo un giorno. Solo una brevissima replica, consigliere Minniti, lei ha detto bene, non l'ho votato in apertura, lo ricordiamo solo per chi magari è arrivato in legge ritardo che dopo la presenza. Sì. Noi lunedì abbiamo già mandato da qualche giorno una PEC ai tutti i nove comuni, perché con noi siamo 10, compreso il comune di Abito, perché anche se la dottoressa Carpancredi, che è uno dei commissari, ci ha notificato telefonicamente che Abito si è tirato fuori, noi onestamente abbiamo inteso lasciare un vicino di speranza acceso, dicendo di fare un ultimo tentativo, magari coinvolgendo un'assemblea, e mi è stato risposto che loro un 75 chilometri per fare 45 per arrivare a meglio, fare 75 per arrivare a peggio, per il costo che il giudice di pace ha, preferiscono far risparmiare questi soldi per le difficoltà economiche, le difficoltà di bilancio che vanno a trovare. Noi naturalmente non è che possiamo entrare in meglio, più che proporre agli altri comuni non un'equa ripartizione delle spese o una ripartizione che vede merito partecipare alla quota maggiore. Gli abbiamo detto che siamo disponibili anche a fare uno sforzo ancora maggiore di quello del ora. Io la invito a partecipare e a sedersi accanto a me, accanto a me, ma anche di chi vuole venire, lunedì sera alle 18, e gli ho detto pure, lei me ne darà atto, se riesce, gli ho detto anche tra virgolette, i comuni che hanno qualche difficoltà in più che ci stanno ostacolando, o se lei riesce a fare tramite le sue amicizie e leva e pressing su questi comuni per far capire l'importanza del servizio strategico. Chiaramente se poi arriva la richiesta spontanea di un comune, io la butto lì, è impensabile che la sede possa essere diversa dalla tribuna, dall'ex tribuna, dal tribunale di Merito Porto Salvo, anche per i costi che il tribunale ha, 2.400 euro, non troveremmo mai un'altra struttura al costo di 2.400 euro. Quindi gli sforzi nostri vanno nella direzione della problematica, non stiamo lasciando nulla di intentato. La prossima settimana, così diciamo, per dirvi l'attenzione che noi stiamo prestando a 360 gradi, abbiamo fatto quella sull'ospedale, stiamo aspettando che, sì, era un'altra notizia che ci siamo dimenticati di dare, abbiamo fatto una riunione sull'ospedale, abbiamo iniziato quelle che sono prevalentemente con un rilevante supporto che poteva mancare il dottore Venuri, venuto anche il direttore sanitario del Parlamento, da qua breve dovremmo fare un incontro, noi speriamo che ci sia il commissario Scura, il direttore dell'ASP Gioffre e il presidente della regione Olivieri, con tutte le problematiche che in questi giorni sta vivendo, perché conosciamo tutti qual è la situazione della regione. Ma noi le altre problematiche si devono pur, diciamo, sposare con le nostre, perché anche noi abbiamo le nostre. L'ospedale di Merito non è seconda a nessuna delle nostre problematiche. Tra le tante, nella prossima settimana andiamo di passare una sul PSA, perché il PSA si intreccia in maniera, diciamo,
suggerimento da qualsiasi, o qualcosa dove noi, perché non siamo parli termini, dove noi non riusciamo ad arrivare, quindi se qualcuno ci dà un contributo che ci può, ma che ben venga, saremo prima a darne atto, a sposarlo e a battere le mani, che ci dà un indirizzo per risolvere una qualsiasi delle problematiche che almeno ci stanno e non sono poco. Io provo ai voti. Ho confuso troppo velocemente. E allora, confermo contro il rinvio per i motivi che le ho detto, però nel spirito di collaborazione di questa sua richiesta di supporto che ha appena fatto, io lascerò agli atti una proposta di delibera, così come da noi predisposta, con addirittura allegata lo schema di convenzione, perché al prossimo consiglio, quando verrà trattato il giudice di pace, tutti i consiglieri tanto abbiano la possibilità di prendere previsione, per cui la lascio agli atti già oggi. Naturalmente questa è soltanto una proposta, noi ci abbiamo lavorato come gruppo, abbiamo studiato la cosa, può essere migliorata, può essere modificata, però nell'ambito proprio dello spirito di collaborazione che lei chiedeva prima, siamo portati avanti con il lavoro. Noi abbiamo predisposto questo documento che può essere adottato, modificato dal comune metropolitano, perché certamente tutti i comuni dell'area vivono difficoltà diverse, la maggior parte delle quali sono economiche, e spesso forse non tutti vedono il presidio del giudice di pace come un presidio per l'intera area, lo vedono più come un vestito del comune di metropolitano. Allora, proprio da questo punto di vista che merito di ritornare ad avere quel ruolo di partito. Per cui io le lascerò agli atti, questa è un'altra cosa che tra poco le dico, affinché l'intero consiglio, quindi senza più distinzione di maggioranza o minoranza, possa prendere visione, lo possa fare proprio, e sperando che anche lo schema di convenzione che abbiamo allegato, quindi ponendoci avanti con il lavoro, una volta trasmesso agli altri comuni, possa servire da stimolo perché appunto anche loro adottino questa convenzione. Penso che sia l'unica strada da fare. Lei mi ha detto che molti dei comuni, alcuni dei comuni non hanno partecipato alla conferenza indetta, alcuni hanno manifestato disinteresse telefonicamente, ritengo che devono essere invitati ufficialmente con la trasmissione di uno schema di delibera da adottare al Consiglio Comunale con lo schema della convenzione. A quel punto loro, ciascuno dei comuni, per le ragioni più disparate, deciderà se adottare quello che il comune di Medico ha proposto o no. D'altra parte, queste decisioni sono politiche e si risponde sempre davanti agli elettori. Quindi, vuol dire, proveranno loro, in scienza e coscienza, e lo risponderanno comunque nei confronti degli elettori. In ultimo, prima di chiudere, io vi anticipo che in merito al primo punto dell'ordine del giorno iniziale, noi avremmo votato e voteremo favorevolmente, positivamente, quindi per l'approvazione dei verbali del Consiglio dei Presidenti, perché riteniamo comunque che i verbali debbano essere approvati. Discutiamo nella prossima. Volevo dire solo una cosa, così. Però mi interrompo. Allora, io ci terrei però in questa sede a lasciare gli atti, per portare gli atti, quindi se prese gli atti, in modo che anche nel prossimo consiglio, nell'ambito di questa della trattazione dell'ordine del giorno che prevede l'approvazione delle verbali della prima seduta, tutti ne possano prendere visione. Questo documento, in sostanza, ripeto, io ho premesso che voteremo a favore dell'approvazione delle verbali, in sostanza elenca una serie di irregolarità, punti del statuto regolamento che sono stati disattesi. Questo, a nostro giudizio, non inficia la qualità degli atti. Probabilmente avrà contribuito a questa disattenzione il clima festoso che c'era in aula, comprensibile perché la donna della democrazia l'ha festeggiata, però sono delle piccole irregolarità sulle quali non ci sentiamo di tacere. Per cui lasciamo agli atti. Ripetiamo che a parere nostro non inficiano la verità degli atti deliberati, diversamente avremmo impugnato delle delibere, però è importante da parte nostra che si ponga l'attenzione alla assoluta osservanza di tutto ciò che è previsto dal statuto e regolamento. In alcuni punti riteniamo poi il Presidente del Consiglio,
che in quel momento però non era ancora in Italia, almeno non era ancora Massa, ci dirà che non è così. Velocissimamente, se vuole dire, se no le lascio agli altri e poi le discutiamo la prossima. Vengo solo che perde tempo, perché veramente no, perde tempo perché sia nel primo che nell'altra casa. Nel primo caso, per quanto riguarda la delibera del giudice di pace, lei dice che vuole che il comune sia un passo avanti. Io dico che okay, forse la sua lista è un passo indietro. Noi stiamo partendo e abbiamo già consegnato ai soggetti che hanno partecipato e abbiamo mandato a tutti i comuni lo schema di delibera che la commissione straordinaria aveva proposto. Quindi per essere pratici, se vogliamo trovare un perché oggi andare a proporre una delibera diversa ai commissari, cambiarli, non lo so, non conosco il contenuto, se noi non lo so quanto è dissimile o conforme o c'è vicina, possiamo tranquillamente, se tu vieni, proponiamo all'assemblea una volta, perché la prima cosa da fare intanto è vedere quali sono i comuni che intendono aderire e poi ragioniamo sul resto, perché proporre a un comune una delibera e che in ogni caso non va a valutare e aprire una discussione ancora prima di sapere se ci sono comuni che fanno un'organizzazione fino a se stessa e poi tanto alla fine qualsiasi sia lo schema di delibera non va bene. Io aspettiamo qui, tanto nel prossimo consiglio, Carmelo, sarà discussa la vostra mozione, non sarà portata una delibera, perché a meno che lunedì non sia l'indirizzo di una convergenza, sposiamo per, quindi al limite la possiamo, io direi di essere pratici, vi vedete con invitiamo a cercare di coinvolgere nei limiti del possibile anche una città da cambiare e vi vedete, fate un gruppo di lavoro lunedì mattina vi vedete, domani mattina decidete tra noi, deleghiamo tranquillamente il nostro vice sindaco, l'avvocato o Marciano, per discutere un attimino sulla su quello, per fare una sintesi magari e vedere se a quella delibera si possono apporre delle modifiche o meno. Per quanto riguarda la seconda parte, Carmelo, sai benissimo che il regolamento non consente di andare a integrare e modificare, cioè, niente sul verbale della seduta precedente. Quindi è un documento che noi non possiamo consigliare, ma non perché quello, perché la legge non consente, perché altrimenti in ogni consiglio si avrebbe una partita, perché ogni consigliere in un qualsiasi consiglio potrebbe allegare la delibera. Alla delibera per parte del presidente non può essere legato nessun altro, quindi se lei non può essere così dopo, glielo puoi lasciare come tra memoria al segretario del discorso a titolo personale, ma non come e non può essere acquisito, non è un altro. Io non posso consegnare non è posto all'ordine del giorno, lo consegnerai semmai la prossima volta. Quindi, dica lei se si rifiuta di accettare un documento da preparare la sua idea. È stata posta la votazione sul rinvio dell'ordine del giorno, dei seguenti punti dei successivi punti all'ordine del giorno di oggi. Io ho detto che se la voterò in modo contrario, ho spiegato perché è uno dei tre comunque dei punti, in un caso perché secondo me si rischia di perdere troppo tempo per giudice pace, quindi avevo la delibera per far sì che questo tempo di dire comunque non vada perso, e nell'altro caso segnalo con alcune irregolarità, ripeto, sostanziale, sono venute la precedente prima del Consiglio Comunale e anche la convocazione di questo, giusto per dirlo, ecco perché ha senso allegarlo ora al verbale del governo. Perché alla convocazione di questo Consiglio Comunale, non è stata preceduta la conferenza di Capigruppo. I Capigruppo, è vero che secondo l'articolo 4 del regolamento si costituiscono previa manifestazione palese con una comunicazione da indirizzare al Presidente del Consiglio entro 10 giorni dal primo Consiglio Comunale. Ma l'articolo 15 dello Statuto prevede che laddove i gruppi non esprimano indicazione, cioè i consiglieri non esprimono indicazione al gruppo di lista, ma non nominano un capogruppo, leggo testualmente lo Statuto,
qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e relativi al gruppo sono individuati nei consiglieri non appartenenti alla giunta che abbiano riportato non già il numero di preferenze. Ho detto, cosa dire? Che la conferenza di capigruppo era costituita. Quindi, secondo noi, è stato un'esatta decisione, non so cosa, non convocarla prima della convocazione del consiglio comunale. Ripeto, nulla toglie che il consiglio comunale è stato convocato legittimamente, ma siccome noi abbiamo come obiettivo quello di riportare meglio alla normalità, questo c'era la lista del cuore, c'era la città cambiata, in altro anzi che di domani, secondo noi non vuole dare anche fuori attenzione a ogni singolo articolo del regolamento del ministro. E se ovviamente la dichiarazione di voto è corrisposta agli altri della seduta di comunità. Io penso che l'ordine dei lavori la delegazione di questi punti in quanto riferiti ad una delibera che è stata rinviata, cioè l'attuazione del quale è stata precedente, il Presidente dovrà valutare questa considerazione. Cioè la sua dichiarazione di voto è relativa al rinvio della trattazione dei punti dell'ordine del giorno. Il punto approvazione del quale è stato precedente rispetto alla quale si riferisce la presentazione di questi documenti non viene oggi trattato. Il Presidente può votare, io comunque prendo nota di tutto quello che viene, che accade nel corso della seduta, nel senso che lei chiede di acquisire questi documenti, se il Presidente decide di acquisire, li acquisisco, diversamente lo altro che non sono stati acquisiti e il Presidente dovrà di trasmetterli, non so, con una lettera, valuterà, insomma. Non vedo che sono difesa, se un ci dico che se io posso lasciare gli altri questi due documenti. Potrei fare due cose a questo punto. L'attenzione dei documenti? Penso sia una prerogativa del Presidente. Perché se noi, se noi stiamo rinviando questo punto specifico che lei sta mettendo agli atti, io credo che vada fuori dall'ordine del giorno, perché qui metto in realtà le proposizioni proposte o meno di delibera, o se sia una delibera, che è fuori dall'ordine del giorno, secondo me. E secondo me si sta prendendo la responsabilità di dire che un documento già predisposto per legge di massa che potrebbe essere utile a fine della seduta, questo documento lei doveva prepararlo nella presentazione della mozione, perché lei avrebbe preso parola naturalmente per fare la sua parte naturalmente nella discussione della mozione, e quindi aveva preparato il documento da allegare alle delibere che avremmo preso in questa seduta, in questo preciso punto all'ordine del giorno. Dal momento che il punto è stato riguardato, secondo me, non credo sia... Anche per l'altro, ritiene che non debba essere consegnato agli altri questo tribunale, anche per l'altro argomento. Io penso che è meglio rinviare, come stavo dicendo, il consiglio rinviamo anche questo argomento. A mio parere, e direi di mettere. Io mi sto prendendo la responsabilità di rinviare il giorno, ma una questione di pace, riguardo probabilmente poi ci saranno più tempi per agire. Ma al direttore avevate detto anche, prima il direttore si era detto volta. Comunque, per mettere. Ma ecco, adesso rispetto a verbale che il presidente non ha accettato la consiglio di questo problema. Se dice il presidente. Il Presidente del Consiglio, pur non acquisendo al verbale la seduta, che non verrà legato presso il verbale la seduta, comunque invita il consigliere Valino a trasmettere.